hanno bisogno di nutrirsi, ragazzi. Che cos'è? Cosa hai tolto da lì? Cosa hai tolto da lì? Cosa hai fatto? No, c'è una cosa. Ma che dentro al panino? Sì, sì, le belle zoccoli fanno ma così. Ma vergogna, ricordo. Sequestrato, scusi, poi no, tra l'altro matematica. Come i cioccolatini, capito? Che dentro 735 c'è una frase, per 3. Sì, tu posso dire. Ma come i cioccolatini? Ma chi te l'ha messo lì, quello sequestrato? Come, un zibardone? De che? Un zibardone? Ma de che? Che cos'è? Scusa. Ma che sei? De... Lorenzo! Hai messo che? Ma che c'hai? Il carota, in comunicazione. Vergogna! Guarda, pieno di muco. E se c'è il muco, sequestrato! E ma che non fa, ci cioè? Fa così! Io ti voglio dire. Un giorno tu mi ringrazierai quando sarai architetto, quando sarai ingegnere, quando sarai fisico. Grazie. E adesso tu, come lo scrivi? De fantasia. Di testa tua, farina del tuo sacco. Vento. Sì. Lo scrivo io, sì, sera, da qui lo devi far uscire. Va bene. Vergogna. Va bene, ecco, grazie. Tesoro! Beh. Amore, sì. Mi trovo stressata. È difficile. Che facciamo? La quadriglia? Un balletto? No, c'è un ragazzo che mi dà dei problemi. A te quest'ultima edizione d'Avanzi, ti ha ridotto un catorcio. Invece lei si è piazzata bella. Io sto bella. Tranquilla, amore, ecco. Che ti fanno mangiare a Rai 3? Io ti voglio offrire un cocktail coniato apposta per te, il Serenata. Sì. 3 parti di valeriana, 5 di camomilla, una mezza boccia di vermouth, no dolce, stradolce, olivetta? No, una pera di Valium è la morte sua. Sì, ecco, mi ci vuole quella. Quanto vai campare? Grazie, mi una volta sola, no, adesso siamo in diretta. Questa roba chi la paga tante volte? Chi la paga? Chi la paga? È che è a carico mio? No, è a carico vostro. Immaginavo. Suo, io mi rifugio nelle braccia del professor Messeri, il nostro politologo, che è una specie di faro nella nebbia. Vediamo se c'è in collegamento questo... Ah, professore! Cos'è? Che anche lei si dedica alla pulizia come tutti in Italia in questo momento. Bravo, bravo. Senti, volevo parlare di Conso, ministro della giustizia. Ecco, un personaggio che non abbiamo molto chiaro noi. Conso, se lei se la sente in questa sera, perché la vedo... Giovanni Conso. Sì, sì. Conso, Giovanni... Consolazione, consorzio, no. Conso! No. Conso, amato... Sbardella Prandini, Andreotti Libero, Intini Stopper, Forlani, Benvenuto De Lorenzo, De Michelis, Martelli alla tornante, centravanti di sfondamento, Craxi. Sì, ho capito, certo, dietro Conso c'è una grande squadra, vabbè. Ma chi è veramente questo Giovanni Conso? Noi non l'abbiamo capito. Giovanni Conso? E... Che succede? Professore. Giovanni Conso? Sì. Ha delle difficoltà. Giovanni Conso. Io. Giovanni! Giovanni! Giovanni Conso! Giovanni! Giovanni! Che succede? Giovanni Conso. Giovanni Conso! Giovanni Conso! Giovanni Conso! Giovanni Conso! Che succede? Oscar Luigi Scalfaro, Oscar Luigi. Grazie professore. Luigi Scalfaro. Beato lei che ha bevuto le lacrime del presidente. E adesso
Diamo un momento di pubblicità, però una pubblicità particolare. Ecco, ce l'hanno richiesta, ci hanno scritto, la volevano vedere ancora. Noi non la volevamo mandare perché ha suscitato molte polemiche. Ci hanno accusato con questa pubblicità di sparare sulla Croce Rossa. Ma come dice il nostro Rocco Smitherson, anche sparando sulla Croce Rossa sono sempre 50 punti. Pubblicità, grazie. Un pezzo storico. Ricordate i bei tempi di una volta? I sapori perduti. Quello inconfondibile dell'appaltato al caffè. Corrotto con cioccolato tangente. Ce n'era per tutti. E i pomeriggi trascorsi allegramente a spartirsi la torta? I fragranti ligresti. Le frottole. I tognoli alla frutta, il truffotto e il bobò al rum nell'elegante boboniera. Generazione dopo generazione, di padre in cognato, si gustavano gli approfiterol accompagnati dal tirabifuori. E che festa in famiglia con la craxata! Non rimaneva mai neanche una briciola! Antica segreteria del corso. Le stesse mani in pasta, dal 1892. Madame Curie, Virginia Woolf, Rosa Luxemburg, Serena Dandini, le donne che hanno fatto grande il Novecento si contano sulle dita di una mano. Ancora crostina, io guarda, me lo ammazzo. Senti, guarda, Serena, tu non ti devi preoccupare perché ti assicuro che questa volta sarà una cosa molto diversa da quelle che abbiamo fatto fino adesso. Dobbiamo farne un'altra. Ne dobbiamo fare un'altra, sì, però tutto su un altro tono, perché tra l'altro, non so se tu lo sai, ma la tua rete ha investito un sacco di soldi in pubblicità per il mio giornale. Allora noi pensavamo di fare un studio di te, una cosa molto simpatica, capito? Un po' diversa dalle cose che abbiamo fatto fino adesso, alle frescacce che abbiamo scritto, capito? Un'altra cosa. Scusi, ma allora lei si rende conto che mi ha danneggiato, sia lei... Che ci ho scritto, scusa, ma purtroppo non era manco del tutto antipatia, era proprio che il mio gruppo editoriale, cioè aveva un problema col tuo gruppo editoriale, e poi era una storia de corna, manco te la vado a spiegare, insomma... non è che ti ho danneggiato, ho proprio rovinato comunque. Ma guarda un po'. Parliamoci chiaro. Ecco, roba avanti. Ma guarda un po', sì. Dice Serena Dandini con voce profonda e flautata. E dentro questa frase c'è tutta la meraviglia di una donna che si capisce non si è mai stancata di indagare sul senso della vita. Una donna che sa essere grintosa, decisa ma anche sensuale. Guarda che faccia tosta. Ma guarda che faccia tosta, continua lei. Serena Dandini non ama parlare di sé e non ama nemmeno i giornalisti. E forse ha ragione, perché spesso indiscreti e invadenti. E spesso è triste doverlo dire... sono anche addirittura prezzolati. Serena Dandini continua a parlare molto poco, ha una personalità molto complessa, è per questo forse che il grande pubblico e la stampa non l'hanno capita da subito. La stampa ha avuto spesso per lei parole molto dure, hanno detto addirittura di lei: fa satira soltanto per denaro, addirittura molesta i minorenni. E c'è pure chi è arrivata a insinuare questa assurda e presunta storia del suo flirt con Franco Nero. Ma quale flirt e flirt? Serena Dandini non può avere rapporti sessuali per una grave malformazione congenita che ha fin dalla nascita. Non sarà forse proprio la castità il segreto del suo successo? Senta, a me non può scrivere una volta che io sono una donna normale, una volta, poi voglio dire, adesso a me non me ne importa niente ormai, voglio dire, dopo quello che ha scritto, però forse la licenziano, visto che è cambiata qui la situazione, il suo capo, se lei dice cosa, potrebbe avere dei problemi, io dico per lei. No, questa cosa ce l'ha aggiunta perché siccome il gruppo dei cattolici di Treviso ci ha comprato un bel paginone pubblicitario, quelli, allora, le animelle di Gesù, allora ci ho dovuto aggiungere anche questa cosa per farli contenti. Comunque tu non ti devi preoccupare, perché se tu c'hai sta fissa per Franco Nero, ci puoi fare quello che ti pare. Se quando a letto un Franco non è che quelli ti vengono a controllare nel letto. Io non ci posso. Che risate. Allora, sogni nel cassetto? No, ancora sogni nel cassetto. Manco Marzullo le chiede più. Vabbè, lasciamo perdere, guarda, c'hai ragione. T'ho sfissato. Ecco. Ci penso io a fare sogni nel cassetto. Allora, sogni nel cassetto. Serena Dandini dichiara:
Sono stanca della volgarità di avanzi. Nel futuro spero di condurre una trasmissione che parli davvero direttamente al cuore della gente. Ma chi pensa al suo fianco come partner? Forse il suo adorato Franco Nero? Sì, sì, dice Serena Dandini, proprio lui. Ma sarebbe comunque un rapporto molto platonico. Magari forse qualche bacetto, ma senza lingua. Oppure con la lingua, ma soltanto un pezzetto così. Non ti devi preoccupare, Serena. Questo è quello che scrivo, poi tutte le lingue se ne puoi mettere quanto ti pare, capito? Non mi confondo di Franco Nero, che scrivo. E tu è una brava persona. Io non posso fare altro, spero che la mia famiglia non sia in ascolto. A questo punto chiedo alla musica di intervenire con un inno al futuro. Maastricht, avanzi, sound, machine! Salvatemi! Al tappeto, se capite quello che voglio dire. Niente ideali da seguire, niente amore, brothers. Sorrisi spenti, non una lira in tasca. E a letto andava male, sisters. Eravamo perduti, fratelli, il Signore lo sa se eravamo perduti. Ed è allora che mi ha mostrato la luce. Sì, fratelli, mi ha indicato la via, mi era spiata lì su un foglio di giornale. Su un foglio di giornale, vi dico. Ed è allora che ho capito che cosa dovevo fare. Questa è la storia che vogliamo raccontarvi. Passavo tutte le giornate dentro i bar. Sfoglio un quotidiano e quasi casco da un palo. Che emozione, ragazzi, giuro è stata una rivelazione. Esiste il luogo della gioia e la speranza, un paradiso, un'isola felice che si chiama Masti. La vita può ricominciare a Masti. Il sole è l'avvenire, sorge a Masti. Tra il lavoro e la TV ero depresso, non facevo più l'amore. Appena arrivo la mia belva torna giù. Sono un piano e quasi casco dal divano. Che emozione, ragazzi, giuro è stata una rivelazione. Esiste il luogo della gioia e la speranza, un paradiso, un'isola felice che si chiama Masti. Pubblicità, quella vera, però ci rivediamo dopo, abbiamo ospiti internazionali, i finti illimani, però si dice così per rimanere, rimanete con noi, ospiti internazionali dopo. Pubblicità, e poi ancora avanti.
Abbiamo i Pinti Limani e poi abbiamo ospiti internazionali. Ospiti internazionali e... Peugeot 306, l'antagonista. C'è un cuore, il cuore di una generazione evoluta che anticipa il futuro con nuove tecnologie, che pensa alla sicurezza dell'uomo e all'ambiente che lo circonda. Dal cuore sportivo Alfa Romeo, la nuova generazione 164. Santiago del Cile, vero? E Franco, io finco affrontare un collega parlando della che mi chiede, noi veniamo da un paesetto magari che si chiama Telecigna. La Telecigna, abbiamo il tempo che noi insomma siamo nativi della nostra espatria e quindi siamo qui per garantire qualche denaro. Sì, certo. Coraggiosissimi sempre, nella loro ti vorrei chiedere un favore. Claro. Noi vi abbiamo chiamato per accogliere ancora una volta il nostro caso disumano, il signor Antonio, voi sapete, è caduto in coma 20 anni fa, si è svegliato in questo mondo così diverso. Potete fare un pezzo perché lui ama dipende. Molto questa musica che vi ricorda. Dipende sempre dal dinero. Dinero, dal dollaro, da tutto. Dalla moneta. Dinero, signore. Dipende. Vabbè. Non comprendi? Sì, ha comprendo. Sempre uguali, niente di male. E potevo fare un pezzo? Creiamo questa atmosfera per il nostro caso disumano. Prego. Anche tu, grazie. Andare, supplico. È supplico, signore. È supplico, signore. È un piccolo, signore. Antonio,
Bentornato, lei ormai è una star, arrivano lettere, telefonate, tutti si preoccupano per la sua salute. Voi, ricordo per i pochi che non lo sapessero, che il signor Antonio è caduto in coma nel 73, ha fatto 20 anni di coma, poi un mese fa si è svegliato e si è ritrovato in questo mondo che, devo dire, anche noi facciamo un po' difficoltà ad accettare. Però lei si è reinserito, vero? Sì, compagna, sto cercando di reinserirmi, di capire, di dare una mano, soprattutto ai deboli, la cui unica colpa è stata quella di non essere riusciti a salvarsi dalle tentazioni degli anni Ottanta. Certo, ma che c'entra? Mica presa una crisi mistica, Antonio, voi? No, perché insomma, vedi, la vera risposta politica che noi dobbiamo dare alla corruzione, agli scandali che hanno sconvolto questo il paese, non è il carcere. No, ecco. No, è la cura, sì, la rieducazione. Sì. Per questo io sto facendo del volontariato nella comunità di recupero di San Patrimonio. Recupero di che cosa, Antonio? Beh, prima di tutto dei soldi che si sono fregati. Ognuno da quello che può. C'è Pillitteri, Dognoli, Prandini, Prada, De Michelis, un sacco di gente. Grazzi sta ancora in terapia intensiva. No, certo, ci sono moltissimi centri di questo tipo che stanno sorgendo in Italia. Anzi, siamo fortunati, dopo ci collegheremo anche con uno di questi. Voglio dire, certo, chi era abituato così a rubare è difficile smettere, insomma. Certo, però pure per voi è stato difficile smettere di essere comunisti, deve essere stata una cosa abbastanza, non una passeggiata, io non c'ero perché dormivo. Comunque mi hanno detto che questi anni Ottanta sono stati terribili proprio. Oh, ma è vero che non si poteva scendere in piazza se non c'avevo striscione de cashmere? Antonio, sì, più o meno. Ma in che consiste questa terapia per questi drogati degli anni Ottanta? Ci può spiegare? Beh, dunque, noi abbiamo una equip di esperti, no? Che lavorano sotto la supervisione di Tina Anselmi, Beppe Grillo e il giudice Palermo. Certo. Cioè, diciamo, queste figure che emblematicamente negli anni Ottanta se la sono presa nel culo. Sì, ecco. Per capirci. Loro cercano di ricostruire l'habitat naturale di quei tempi e come prima cosa hanno messo su un salotto. Ah beh, certo, i famosi salotti del bel mondo andavano tantissimo, certo, come quello della Marzotto, no? Infatti ce l'abbiamo, quello originale dell'Ottocento, non smette mai di parlare, vanvera, dice una marea di cazzate. Sì, in questi salotti lei che ne può sapere? Nei salotti degli anni Ottanta poi c'era sempre l'architetto di tendenza, quello che metteva le vasche da bagno in camera da letto, e poi c'era sempre lo stilista. Ci abbiamo pure lo stilista, sì, il sarto Trussardi, ah, ecco. Beh, socialista modello, direi che è l'unico che ha ancora una linea. Sì, certo, oh, poi non mancava la personalità televisiva di Grido, l'anchorman, no? Cioè... E anche quello abbiamo, Minoli, lui la sera arriva e intervista tutti a Mixer Galera nella sua rubrica Faccia a faccia come il culo. Sì, certo. Antonio, vedo che questi metodi funzionano in qualche modo, insomma. Beh, oddio, ci sono anche, diciamo, dei casi difficili, sì, come per esempio Coso, quello De Mita, no, quello vero, il fratello, beh, un irriducibile. Sì. Allora l'abbiamo preso, l'abbiamo messo in un container con 12 famiglie di senza tetto dell'Irpinia, no? Oh, non ci crederai, è cambiato da così a così. In 10 minuti l'hanno smontato e ricostruito. Ma bene? In 10 minuti, no anni per rifarlo. No, scusi, ma non saranno metodi poco ortodossi? Vabbè, ma quando ce l'ho, ce l'ho, Come diceva Gramsci, compagna, quando ce l'ho, ce l'ho. No, che lo diceva Gramsci quando ce l'ho, ce l'ho. Che ne so, forse sarà stato Marx, non lo so. Mo' nelle librerie li mettono vicini, tutti sotto la zappa dello scaffale. Senta, ma nella comunità voi non parlate mai di politica? Come no? Adesso abbiamo affrontato tutto il dibattito sul compagno Greganti, quello che c'ha il conto in Svizzera. No, ecco. Siamo in televisione, diciamo le cose come stanno. Greganti ha parlato con i giudici, i soldi ha detto che sono suoi, il PC non aveva nessun conto in Svizzera. No, no, ce l'aveva, era il famoso conto rosso, stavano sotto dei 3 milioni. Vabbè, comunque guarda, io sono un po' amareggiato, non lo so, mi sono stufato, la politica non me ne frega più niente, lo sai, perché mi sono innamorato. Oh, questa è una bella notizia, ma chi è? È una moretta, un tipetto carino, tutto pepe. Antonio, forte. Questa è una bella... Ma è una compagna? Beh, sì, cioè, nella misura in cui... Cioè, Antonio, io devo, non so se la mamma le ha detto niente, le devo spiegare qualcosa. Se lei è caduto in coma così nel 73, le cose sono molto cambiate. Le donne sono cambiate dal 68, ossia non sono più gli angeli del ciclostile. Voglio dire, c'è stato il femminismo, ha capito? C'è stata l'autocoscienza, il privato e il politico, i piccoli gruppi. Cioè, le ammucchiate? Mannaggia, dormivo! No, voglio dire che per gli uomini è stato un periodo giustamente duro, insomma, li abbiamo un po' tartassati, hai capito? Allora, meno male che dormivo.
Vabbè. Comunque io sono disposto a tutto con lei, a rispettare i suoi bisogni, a lavare i piatti, cambiare i pannolini. Poi soprattutto non voglio assolutamente in nessun modo ostacolare la sua carriera. Che bravo, guarda, ma che bravo, perché che lavoro fa lei? Beh, lavora in televisione, un tipo indipendente, dinamico, certo, autonoma, è bravo. Antonio, mi dica una cosa, ma lei si è dichiarato questo amore, gliel'ha detto, insomma? No. Ma che fa, siamo all'800? Trovi coraggio, no? Sì. Beh, glielo dica, che siamo qui a aspettare. Deve fare, deve prendere coraggio e dirlo. Io ti amo, e tu? Antonio? Direi. Ma chi? Oh. Tu mi mangi i pazzi, no, sei una cosa pazzesca, no. Non mi importa più niente l'URSS, il comunismo, ma rapi più da bandiera rossa. No, 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 Antonio, mi dispiace, no, guardi, però io sono sposata. E vabbè, allora il divorzio, tutte le volte che abbiamo fatto, non sono servito a niente. Antonio, però, io amo un altro. Ma allora che cazzo mi hai svegliato a fare? Vabbè, che succede? Hai ricaduto in coma? No, però non è giusto. No, scusate, adesso io devo subire questo ricatto del coma. Vabbè, amen, no, io non posso subire questo ricatto. No, 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 no. Assolutamente, non so cosa... No! No, io non canto, non conosco nessun'altra canzone di Pooh. Adesso rimane in coma. Io delle città e delle città sarà i Antonio, non la volevo risvegliare, ma le voglio bene. I bu, Antonio, ci sono ancora i bu. Antonio, le voglio bene come amica. No. È ricaduto in coma, ai confini della decenza, per favore. Un momento difficile, grazie, mandate un contributo. Esiste l'amicizia tra uomo e donna? Non può essere amico. No, Antonio, amici. Salienti di pudore e di vergogna. È la regione intermedia tra la legge e l'abuso, tra la truffa e la politica, tra l'oscuro baratro dell'imbroglio e le vette luminose del privilegio. È la regione dell'arroganza e dell'arbitrio, una regione che si trova ai confini della decenza. Negli ultimi tempi si discute molto dei tagli al sistema sanitario nazionale, eppure, secondo una ricerca del Movimento Federativo Europeo, la spesa sanitaria italiana è di gran lunga inferiore alla media europea. L'unico diritto certo di un malato italiano è quello di ammalarsi. Poi, per stabilire una diagnosi, una terapia e soprattutto un ricovero, ci sarà tempo. Ma quanto tempo! L'ospedale di Sant'Andrea a Roma è un tipico esempio di opera aperta. In 20 anni i flussi del suo finanziamento si sono a tratti interrotti con conseguente arresto dei lavori, ma sono sempre ripresi copiosi. La previsione iniziale nel 1974 era di 15 miliardi, ma tra passaggi di mano e ritardi vari, il costo della faraonica opera è stimato attualmente in circa 500 miliardi. Ma non è questo l'unico caso di ospedale fantasma. I lavori per l'ospedale di Arenzano cominciarono nel 1970. L'ospedale di Sarzana è in costruzione da 20 anni, così come quelli di Pescara e di Pagani. Intorno a quota 15 anni troviamo gli ospedali di Gragnano, Ancona e Terracina. Il record spetta a Torre Annunziata, che compie 30 anni, senza essere stato nemmeno predisposto per il collegamento alla rete fognaria. Ma qualche cosa si sta muovendo, grazie allo spirito di iniziativa di alcune anime in piedi. Avete Paganini. Incredibile, eppure reale, assurdo eppure possibile. Come definireste un fatto del genere nel vostro mondo? Qui da noi preferiamo chiamare questa zona ai confini della decenza. I suoi amici erano caduti uno ad uno. E i suoi nemici continuavano a spuntare fuori da quella giungla di merda,
minacciosi come tigri. Quei fottuti Charlie sono arrivati fino a Cagliari, oh! Che ne sarà dei miei vecchi, dei miei genitori, della mia casa? No, Locke, io capisco il suo stato di prostrazione assoluta, però non sono arrivati a Cagliari, la città, hanno arrestato Gabriele Cagliari, ha capito, il presidente dell'ENI. Lei si è molto confuso. Ma guarda che quelle sporche toghe nere sono entrate nei nostri consigli di amministrazione. Hanno violentato le nostre banche, un macello, un massacro, non ho un'idea. Se si sta incupendo troppo, io capisco l'inchiesta, ma lei è un pesce piccolo, no, che lei è un pesce piccolo, non rischia molto, non c'è bisogno di tutti questi. Non avete il diritto di chiamarlo ladro, capito? Ma chi? Al comandante Crax! Avete il diritto di arrestarlo, forse, ma non di giudicarlo. Ma non esistono parole per descrivere l'orrore! Tutto quello che abbiamo commesso, tutti, vero? Tutti quanti, no, tutti! Perché tutti? Parli per te, tutti, lei è un pesce tutti. Piccolo, ha rubato due lirette, non si mette... Era una sporca guerra, una guerra che non è un'idea, guarda. Fottuta, Un covo di Charlie, un posto cazzuto, oserei dire. Uno schifo che non è un'idea, l'inflazione da una parte, capito? La svalutazione dall'altra. Oh, ma credi che è stato facile diventare la quinta potenza del mondo? Sì, ma mica ce l'aveva ordinato il dottore, Locke. Mi scusi. Contestate il comandante, le sue armi, addirittura che le sue uniformi sono state firmate da Trussardi. Ma chi è questo Di Pietro? Di Pietro non è altro che un garzone di bottega, capito? Mandato, a riscuotere i sospesi. Basta. È Di Pietro. È un orrore. Io non ho parole per descrivere l'orrore. Non ho parole. Is the end. Is the end my only friend. Garzone di bottega. Mi scusi, Logan. Mandato dal droghiere. Questo momento drammatico, ma è scaduto il tempo. Io devo verificare il tema di Lorenzo. Is the end. Ho rovinato tutto. My only friend. Consegnare, è arrivato il momento, consegnare. Finito, forza, dare, qual è la brutta? Avanti. Qual è? No, brutta nessuna, sono belle tutte e due. Questa è carina, c'è sta macchina così, qui ragazzi, poi c'è un cartone alla pizza, c'è affezionato, questa invece è abbastanza forza, così, sì. È colorato. Leggi il titolo, forza. Titolo. E tu si chiama il mio boy, dare boccia al suo spirito. E questo come no? Come? Ma che leggi in inglese, Lorenzo? Scusa. È italiano? Vabbè, comunque te lo possono chiedere, esame posso chiedere tutto. Ma vanno la trappa, deve essere preciso. Lorenzo, è il 5 maggio di Manzoni, mi avevi promesso di impararla a memoria, forza. Ma la studierò, vabbè. Come me la studierò? Oh, yeah. Ah, ma ho fatto un patto, il 5 maggio, la dovevi sapere a memoria. Ma stiamo al 12 marzo, ma c'ha fretta. Vai, forza. Lorenzo, leggo io. Poi applaudite, così, andiamo avanti. Allora, il titolo era I fusti come muoveva il mortal sospiro, così comincia 5 maggio, eccetera, eccetera, poesia di Manzoni che più incarna quella passione civile, quel furore democratico, eccetera, eccetera. Quali speranze, eccetera, della tua vita quotidiana di giovane alle soglie del 2000? Le soglie del 2000 sono cotte tutte al forno magnetico, incarnano tutto il furore democratico di cui sentiamo il bisogno di bagnassere e il canola si mangia i pesci con tutta la capoccia, l'amo e le spine, che al razziale del piano di sopra gli ha svuotato l'acquario esotico, tutta l'acqua che nella mia vita quotidiana di giovane non mi sono mai ammazzato tanto da ridere. Leopardi, purtroppo, Lucio, io la gobba che ha toccato la porta fortuna, anche se può succedere buco. La donna è il Manzoni, la vede religiosa che ci crede ancora a Dio e magari pure lo scudetto da razzo. No. Leopardi, la donna no. Ma di che è? La donna non la vede proprio, siccome è gobbo, però si potrebbe dire invece portatore di handicap, ma lui l'handicap non si può portare perché già si porta la gobba. Infatti purtroppo.
Se ti si piace per culo non è piacevole, scherzo dei calci da schiena non è piacevole, ma attendi per noi che siamo 5 contro 1 e poi a Leopardi magari lo riformano perché è inabile come il carota che quando aiuta le vecchie a attraversare la strada a volte lancia corto il camion se porta via, sul raccordo. Ma che tema è? Ma Lorenzo, ma che hai fatto tutto il tema sul Leopardi, sulla gobba? Io ho preparato Leopardi, Sì, preparato, allora. Fregassa del Manzuri, Sei uscito fuori tema? No, dai, non mi sono mosso da qua, che sono uscito, ma te Modea là, che sono uscito, Modea, ma dica. Ma che lascia stare, signora, sei uscito fuori tema, che sei preparato un Leopardi, che vuol dire? Poi se all'esame ti chiedono Manzoni, Foscolo, Verga, hai capito? Ma riporto sul discorso, riporto dove pare. Sì. Allora, proviamo, vediamo, benissimo, ci parli dei futuristi. Infatti, anche i futuristi ce l'hanno il giardino zoologico, una bella gabbia dei Leopardi, questo no. Ricorda. Ma dica, ma ci cascano tutte le scale. Ma che già, no, proviamo così, dai. Ci parli di Dante, inquadrato nel contesto storico e sociale del 200. Ma facciamo un passo indietro, Leopardi. Come? Facciamo un passo indietro Leopardi, non perché di quando è Leopardi? 101, 102, 106. Basta, Lorenzo! Ti mandano via! Dopo 5 minuti! Ma te faccio una mala andare a pulire la commissione, Stanno ancora là a battere mani a pulire, ma di che? Vi faccio un discorso, c'è una dialettica da giro, ma il cazzo, ma te li dono per te. Ma se non sei manco padrone della lingua. No, ma la sono venduta, ma di che? Va avanti, forza. Basta, bocciato. Bocciato. Punizione allora, solo punizione, vieni qua, punizione per le orecchie. No, se cerne così. Punizione! No, bocciato, grazie al pubblico. Per punizione assisterai adesso alla lezione del professor Ghezzi, che ti fa tanto bene. Il professor Ghezzi, non tutti sanno, andava al liceo Leopardi. No? Su, apri gli occhi, ascolta, è molto importante. Io sono Enrico Ghezzi, Entità televisiva perfettissima. Ascolta. Io sono il terzo polo Rai, io sono il terzo polo assoluto. Lo volevi sentire? Non c'è altro Ghezzi al di fuori di me. Tortura. Oddio. Dai. Quando è troppo, tu non ti reggo. Idea del doppio, assolutamente. Perché? Questo specchio nello specchio. E quando lo specchio si rompe sono 14 anni di sfiga. Questo è vero. Ecco, perché questa arroganza della dizione, ma soprattutto chi è questo? Chi è? Dove l'avete ripescato? Ecco, forse sarebbe meglio dire ripescato avete dove? No? Ecco, è bella questa cosa, interessante, sembra un film del regista Kakovinsky, un regista molto precoce che a 62 anni ancora non aveva girato nulla. Bella questa idea del girato, questa copula con la macchina da presa. Ecco, bella la copula. L'intera vita intellettuale che orbita intorno ad un unico oggetto, io. E fino a qui ci siamo, ed ecco che torniamo al problema originale. Sì. Chi cacchio è questo? Chi è? E se non se ne va, io chiamo la maschera. Questo sia chiarato. Io sono qui, in questo preciso istante, ma non ci sono tu. Tu sei lì, ma chi te conosce? Stai, ecco, buttate tutto. Io voglio rifare tutto. Che cos'è questa, questa presunzione della somiglianza? Un intellettuale moltiplicato da se stesso è uguale a zero. La matematica è la mia opinione, io sono uno e trino, io sono televivo, quindi, bello mio, cerca di andarsene. Hai capito, Moro? Ce l'ho con te perché qui stiamo a lavorare. Se è così. Ma calma, perché ce la sto mettendo tutta. Chi fa la spia? Non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù. Quando muore va laggiù da quell'omaccio che si chiama Diavolaccio. Buona visione a tutti. No, non baciamoci. Ecco, bravo. Non ci prova. Ci prova spesso, ogni tanto gli riesce. Mi rendo conto. Grazie, questa volta Enrico Ghezzi ha veramente superato se stesso, sempre gentile e puntuale. Ciao da Civichetta, la verità che non mi aspettavo. E vai! Oh, questo è un assedio! Io sono circondato!
Basta! Ma dai! Perché lo fate entrare? Ma dai, testina, di la verità che ti sono mancato un casino, di la verità, Come poteva il tuo Pippi non venire qui e fare un saltino? Come poteva il tuo Pippi non venire qui e toccare la sua rospettina, Vieni qui un attimino che ti do il centro della vita. Ma scusa! No, però no, io sono contro la violenza. Che dire? Lo giuro, però sì. Lei proprio se le tira, mi scusi Pippi, voglio dire. Ma voglio dire io. Un cretino come lei capisce solo questo linguaggio. Adesso io non volevo fare proprio. Vabbè, ma io voglio dirti che tu sei fuori come un Vespasiano. Non si tratta così uno come il Pippi, uno che su due piedi riesce a organizzarti un programmino come il Consio. Mosso, ma che ne so, lei di legge, di giustizia, il decreto Consio, lei avrebbe bocca e tira fiato. Non... Ma cosa hai capito? Consio, ciulattina occasionale, non sempre ortodossa. Senta. Vai! Pippi, vorrei dire una cosa. Sì? No, perché voglio dire, ormai ci conosciamo, no? Perché lei viene sempre qui. Ci sono tanti, lei è un giovane. Che potrebbe fare qualcosa, voglio dire, lo sai, ci sono tanti giovani, per esempio adesso, che si stanno iscrivendo in massa a legge per seguire le orme di Di Pietro, per esempio, perché non, Guarda che sei fuori come un decreto, vuoi che non lo sappia uno come Pippi che si sta interessando e sta investendo per una laurea? Lei, Pippi, si sta impegnando per una laurea, non ci posso credere. Non ci può credere? No, allora guarda cosa dico, per adesso si sta impegnando il Papi, nel senso che si sta impegnando la villa al lago, d'accordo, sono aumentate le iscrizioni, d'accordo, ma ti posso assicurare che sono aumentati anche i prezzi delle lauree. Vuoi sapere quanto è disposto a sganciare il Papi per comprarmene una? No, non mi interessa, io solo una cosa voglio da lei. Allora dimmelo, no? Scusa, compensati, io posso darti tutto ciò che vuoi perché io ti amo. Andarsene subito, perché abbiamo delle cose importanti da fare. Lo sai cosa c'è a questo punto? Che tu hai un caratterino un attimino di merda. No. L'unica cosa che ti serve è questo tuo bel fisichetto, che se riuscissi ad usarlo nel modo giusto, io ti assicuro che ti lancio nel grande mondo della moda. Anzi, lo sai cosa faccio? Sì. Io ti presento al Berlusca. Tu sai che il Berlusca è tutto sotto mano, no? Sì, perché secondo me è stato lei a dare al Berlusconi così le esclusive delle sfilate di moda. Sì, sono stato io, d'accordo? Sì, modestamente sono stato io che gli ha consigliato il Gori, il G-O-R-I. Lei ha presentato Gori, il direttore di Canale 5, a Berlusconi. Pippi, lei. Ma sei fuori come un terremotato dell'Irpinia! Ma cosa hai capito? Gori, grandi orge, replicante ininterrottamente! Del resto, aspettate un attimo che è importante! Tra l'altro il Berlusca si è divertito un casino in questo programmino e mi ha dato anche l'occasione per fargli la consulenza per alcuni programmi televisivi. Ma lo sapete cosa gli ho detto io? Cosa? No! Perché il Pippi non si vende per così poco, mica un ciumbia io. Complimenti, è rimasto uno straccio di dignità, come certo, dire. Certo, anche perché a me, dei programmi televisivi non me ne frega niente, anche perché io non li guardo. Ah. Oddio, di te l'idea ne guardo solamente una, sì. Quando ritorno la sera, intorno alle 1 di notte, eh? Sai che programmino fa? Quale? Hai mai visto? Ci c'è la fettina? Caccio culo figlia tette! Caccio culo figlia tette! Caccio culo figlia tette! Via! Caccio culo figlia tette! Mi volevi dire un'altra cosa? Pippi, ma io voglio dire, adesso che finisce avanti, di cosa si occuperà lei? Guarda, ritorno indietro perché è un segreto. CCFT, caccia culo figliettette, caccia culo figliettette. Fuori di qui però. Vabbè, un reperto, un rudere degli anni Ottanta. Ecco qua, altre vittime di Tangentopoli, ormai la situazione è questa, questa è la situazione con cui dobbiamo fare i conti. Io anzi volevo consigliare a Pierfrancesco Loga, che vedete ormai in uno stato da Apocalypse Now, scritto... I love you baby, I wanna name you time, I love you baby. L'inchiesta l'ha rovinato. Ecco, ascolti bene questa intervista, perché l'abbiamo finalmente trovato. Molti di noi si sono persi invece. Sì. No, ecco, se... esatto, invece noi... l'abbiamo trovato, è stato molto difficile perché ormai era in un caso, ormai è, scusate, in un casolare in Umbria insieme a un gruppo di politici traumatizzati da Tangentopoli, però ha accettato di collegarsi ancora con noi per, ancora per una volta, per l'ultima volta qui ad Avanzi, l'ex ministro della giustizia Claudio Martelli. Buonasera Martelli. Buonasera. Grazie per averci permesso questo collegamento. Io posso fare delle domande in libertà? Sì. La ringrazio, la vedo molto occupato. Senta, ma come mai ha sentito l'esigenza di fondare questo gruppo di autocoscienza per i politici traumatizzati da Tangentopoli?
Ma io penso che tutti sappiano quello che mi è capitato, cioè che essendo coinvolto nello scandalo del Banco Ambrosiano, certo, nella morte di Calvi e nel finanziamento illecito dei partiti, mi sono trovato a non poter più esercitare il ruolo di ministro, anche se a me andava, anche se a me francamente piaceva. E questo è accaduto perché evidentemente nella nostra società ci sono delle convenzioni, ci sono dei pregiudizi che impongono delle regole che vanno rispettate anche quando queste regole francamente ci vanno un po' strette. Vabbè, li chiami pure pregiudizi, noi in realtà le chiamiamo leggi. Comunque, vabbè, mi racconti un pochino come vi sentite lì? Ma in realtà ci sentiamo degli emarginati, ci sentiamo dei diversi. Tant'è che non possiamo uscire per strada senza che la gente ci insulti o senza che dietro le spalle cominciano a gridarci ladro, ladro! Quello che il nostro gruppo di autocoscienza ci ripropone è di fare in modo che possiamo riappropriarci della nostra dignità, della nostra personalità, ritrovare noi stessi in modo da poter tornare al più presto a governare in santa pace, che è per quello che ci interessa. No, guarda, io fin qui l'ho seguita, però questo mi sembra un po' troppo. L'idea che possiate tornare a occupare un qualsiasi incarico pubblico, fareste meglio a togliervela dalla testa, sinceramente. Adesso non per...